Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno della voce.info intitolato Gioventù bloccata nel passaggio tra scuola e lavoro di Valentina Magri e Francesco Pastore del 13 luglio 2023. In questo articolo si fa riferimento allo scollamento che esiste tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola ed in modo particolare a come siano sostanzialmente inefficaci, inadeguate le proposte che sono state realizzate all'interno dell'ambito scolastico e anche universitario, che sostanzialmente impediscono agli studenti, una volta che hanno ottenuto la maturità o la laurea, di entrare efficacemente nel mondo del lavoro. Certamente le aziende cercano degli elementi essenziali, che sono chiudere l'università in tempo, fare l'Erasmus e fare stage o lavori. Almeno questo è quello che ha detto il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza nel 2013, sostenendo che questi tre elementi sono quelli più ricercati dalle aziende che assumono. Inoltre c'è un problema di separazione tra teoria e pratica. Le scuole italiane formano delle persone che sono piene di conoscenze teoriche, hanno capacità accademiche, però non sanno fare, non hanno abilità di fare, non sanno neanche scrivere una lettera commerciale, quindi vanno in crisi quando si trovano di fronte a dover svolgere un certo tipo di lavoro. Inoltre, le scuole su questo sono molto arretrate, nel senso che le scuole si chiudono nella loro torre d'avorio della conoscenza, quindi ritengono di avere un sapere, di saperlo trasferire agli studenti, anche se questo poi nella realtà non è vero, e sostanzialmente mancano modelli pedagogici che possono essere in grado di aiutare gli studenti poi a trovare un lavoro. C'è stato anche il problema dell'alternanza scuola-lavoro che non ha sostanzialmente funzionato proprio perché non c'era un adeguato supporto pedagogico e didattico e non ci sono state delle attività che potessero veramente dare possibilità di apprendere il saper fare all'interno della scuola. Inoltre, questa situazione vale anche per le università. Il 35,2% degli studenti universitari non ha mai lavorato. Il 57% degli studenti universitari ha fatto al massimo un tirocinio curriculare. E per quanto riguarda l'orientamento lavoro, il 56% ha seguito iniziative di orientamento lavoro, il 55,7% ha usufruito dell'ufficio di job placement e quindi soltanto la metà ha utilizzato i servizi di orientamento lavoro dell'università. McKinsey dice che in Italia solo il 40% delle imprese e delle scuole, solo il 40% delle scuole è in grado di avere delle relazioni con le imprese, mentre in Germania e in Gran Bretagna questa percentuale arriva al 70%. Inoltre, spesso manca l'orientamento scolastico, quindi che significa che gli studenti, una volta che finiscono la scuola, non sanno dove andare all'università e in qualche caso sopperiscono i genitori con dando delle informazioni, però ovviamente i genitori non sono spesso, diciamo, non sono spesso, aggiornati su quelle che sono le possibilità del mercato del lavoro e quindi non hanno alcuna possibilità effettiva, diciamo, di dare dei buoni consigli, a meno che non siano degli esperti, del caso, del ramo. Gli stessi studenti dicono che non sono, hanno, diciamo, a seguito di un'intervista che le è stata fatta, dicono di non essere adeguatamente formati. Il 43% degli studenti ritiene di non avere un'adeguata preparazione, mentre il 70% delle scuole ritiene di aver offerto un'adeguata preparazione agli studenti per l'entrata nel lavoro. Cosa possiamo dire, diciamo, di questo articolo? Purtroppo questo è un tema veramente molto, molto difficile, che non si può risolvere facilmente perché, diciamo, ci sono dei problemi di vario tipo. Allora, con ordine, innanzitutto la scuola, il lavoro, sì, però qui bisogna decidere che poi la gente a 18 anni va a lavorare. Bisogna fare questa scelta, che le persone a 18 anni vadano a lavorare. Dal mio punto di vista, la cosa più grave del sistema italiano è che c'è una contrapposizione tra studio e lavoro. Chi ha frequentato il mondo universitario anglosassone
o all'estero sa benissimo che gli studenti spesso lavorano. L'idea dello studente lavoratore è un qualcosa di molto comune. Quindi, con questo voglio dire che in Italia invece non è così. Quando uno studente si iscrive all'università non gli viene consentito di lavorare, perché molto spesso sono probabilmente gli stessi familiari, gli stessi amici che vedono negativamente l'esperienza di lavoro che eventualmente uno studente lavoratore fa. Ovviamente questo significa che magari lo studente lavoratore avrà dei voti probabilmente più bassi di uno studente che si dedica a tempo pieno allo studio, però questo gli consentirà di avere più esperienza che potrebbe poi giocare all'interno del mercato del lavoro. Un altro elemento che bisogna sottolineare è il fatto che la questione dei voti. Probabilmente uno studente lavoratore appunto avrà dei voti più bassi, mentre nel mondo universitario è ancora molto importante la questione dei voti. Uscire magari da una votazione di 110 lode dall'università viene considerato qualcosa di rilevante, significativo, ed invece non ci si rende conto che al contrario è molto più rilevante finire l'università in tempo piuttosto che prolungarsi per avere dei voti più alti. Questo è un elemento che non viene mai preso in considerazione, e invece è un consiglio che bisognerebbe dare agli studenti, cioè meglio prendere un voto più basso e laurearsi presto, inserirsi subito in una struttura organizzativa lavorativa, piuttosto che aspettare 2 o 3 anni in più per prendere dei voti più alti, che poi alla fine non consentiranno di avere un adeguato reddito, se no si perderà la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, qui c'è proprio un problema pedagogico. Cioè, il problema qui è che se noi contrapponiamo il mondo del sapere al mondo del fare, è chiaro che noi la possibilità di formare una forza lavoro utilizzando la scuola non ci sarà mai, perché ovviamente la scuola, per esempio, non prepara l'imprenditorialità, non ci sono dei corsi di business management, non ci sono dei corsi di entrepreneurship, di leadership all'interno delle scuole. Cioè, se uno anche a 20 anni volesse aprire una startup, il percorso scolastico non gli dà nessuna possibilità di conoscere come si fa un business plan, di conoscere queste cose che magari in altri paesi le persone a 20 anni, a 21 anni fanno già delle imprese, fanno già delle startup. E questo in Italia non accade, perché mancano le competenze, non ci sono dei percorsi, perché non si considera il mondo dell'economia, il mondo dell'impresa come abbastanza dignitoso da poter avere un ruolo centrale anche in un liceo classico, perché magari si ritiene che in un liceo classico non si può fare il corso di entrepreneurship, non si può fare il corso di business, perché magari si ritiene che quelle persone faranno tutti quanti i medici e gli avvocati, e non ci si rende conto invece che sarebbe comunque utile in ogni caso sviluppare delle competenze imprenditoriali. E addirittura molti paesi, per esempio noi sappiamo che nell'ambito dell'Eurostat, quando si calcola appunto l'Innovation Index, che è un indice che viene utilizzato per calcolare la capacità dei paesi di essere innovativi in termini tecnologici, una delle variabili che viene analizzata, una delle variabili del modello, consiste nel chiedere ai paesi se il loro sistema scolastico prevede la presenza di corsi di impresa, di corsi di business, di corsi di management, perché quello, si è visto, è un elemento essenziale poi per andare ad incrementare l'imprenditorialità, soprattutto nell'ambito del mondo delle start-up, delle imprese innovative e così via. Quindi che sotto questo punto di vista c'è molto da fare nelle scuole italiane, però ancora questo non basta. Ci vuole un approccio ancora più pragmatico. Adesso non voglio dire che tutte le scuole dovrebbero diventare delle scuole laboratoriali, non voglio dire questo, però quasi, nel senso che perché non accompagnare ad una, per esempio, il coding? Perché gli studenti non possono imparare la programmazione? Perché gli studenti non possono imparare il design? Perché gli studenti non possono imparare la progettazione? Perché gli studenti non possono imparare come si fa un business plan all'interno della scuola? Perché non possono farlo? Non possono magari imparare come si fa una stampante, o come si programma una stampante 3D, che cos'è l'intelligenza artificiale, cioè cose che faranno parte inevitabilmente del loro mondo, e loro evidentemente non sono pronti per questo, e la scuola
non gli dà queste opportunità. Ovviamente si ritiene, diciamo, per quanto riguarda la tenenza scuola-lavoro, poi voglio anche sottolineare che ci sono delle distinzioni enormi tra nord, centro e sud Italia, perché ci sono dei paesi nel sud Italia dove ci sono delle scuole, però non c'è un sistema imprenditoriale che magari ci può essere a Milano. Magari nella scuola di Milano si può invitare il manager dell'azienda a raccontare la sua esperienza e si fanno magari delle relazioni con aziende multinazionali, internazionali. Invece nel sud Italia, dove le aziende sono di piccole dimensioni e molto spesso a carattere familiare, si ha molta difficoltà a creare questo tipo, diciamo, di relazioni, perché mancano le aziende. Cioè, a meno che non si vogliano portare i ragazzi in campagna a raccogliere le ciliegie, è difficile che si possa dare un'esperienza, diciamo, di alternanza scuola-lavoro in contesti dove le aziende oggettivamente non ci sono. Se noi guardiamo la mappa della distribuzione delle aziende, vediamo che l'80% delle aziende si trovano dall'Emilia Romagna in su, e le regioni meridionali aziende di medie e grandi dimensioni praticamente non ne hanno, e quindi la possibilità di organizzare efficacemente un'alternanza scuola-lavoro diventa molto difficile, a meno che non si vogliano trasferire gli studenti del sud al nord per fargli fare l'esperienza di scuola-lavoro. Questo bisogna considerarlo, e allora probabilmente per gli studenti meridionali che non hanno la possibilità di avere un sistema imprenditoriale così diffuso e permeante come accade per le aziende del nord, potrebbe essere molto più utile fare magari esperimenti di digitalizzazione, insegnare lavori che si possono svolgere da remoto, attività di questo genere. Quindi, diciamo, non è soltanto il fatto che manca il modello pedagogico, è che se uno va a scuola a Putignano, con chi la fai l'alternanza scuola-lavoro? Non c'è l'SPA, non c'è Deloitte, non c'è... Se tu abiti, diciamo, a Bologna, probabilmente l'alternanza scuola-lavoro la fai in un'azienda che ha un senso. Quindi, diciamo, ci sono veramente delle cose che qui gli autori non dicono, ma che bisogna prendere sul serio. Per quanto riguarda l'orientamento delle università al lavoro, ecco, ritengo che le università dovrebbero fare dei programmi speciali. Le università dovrebbero dire, i rettori dell'università dovrebbero dire apertamente agli studenti lavoratori che sono i benvenuti, e fare per loro dei programmi speciali, perché questo è utile non soltanto per le iscrizioni, che sappiamo essere in calo in molte università, quanto proprio per la funzione dell'università, che sempre di più, esistendo un importante calo demografico, tende ad essere più orientata sulla dimensione del lifelong learning piuttosto che sull'acquisizione di competenze di persone che hanno 18-20 anni. Anche questo bisogna considerarlo, che il sistema dell'educazione è una funzione dell'andamento demografico di una certa fascia di popolazione che ha tra i 15, i 25, i 26 anni. Anche qui le università possono dire agli studenti: guardate, cari studenti, che è meglio che vi laureate in fretta piuttosto che cercate di prendere dei voti importanti, perché è meglio per voi, è meglio per la vostra carriera. Sul fatto che le scuole siano convinte di fare un buon lavoro, questa è pura presunzione. Cioè, voglio dire, chiunque lavori in una scuola italiana dovrebbe fare un po', diciamo, di autocoscienza, come dire. Cioè, qui noi lo sappiamo noi, lo sanno tutti, che i test invalsi non ci vanno, che gli studenti non sono preparati, che questi a 18 anni hanno la formazione che dovrebbero avere a 15 anni. Cioè, queste sono cose note, c'è scritto un libro sopra, Luca Ricolfi, la società signorile di massa, sono dati pubblici, si possono verificare, scaricare, ognuno può vederli, è così. Quindi è inutile, chi lavora nella scuola, che magari ha un po' di orgoglio per la sua professione, va bene, vengono pagati poco, tutto ciò che vogliamo, però i risultati non ci sono. Cioè, la scuola italiana non ci va proprio. Voglio dire, certe volte penso a tutto il dibattito che si è svolto all'inizio del Novecento, quando grandi e importanti italiani volevano assolutamente la scuola pubblica. Sono state delle battaglie veramente molto importanti per creare la scuola pubblica in Italia, però oggi queste persone non so cosa direbbero se guardassero la scuola pubblica come oggi, perché oggi la scuola pubblica italiana non funziona,
non educa, non istruisce lavoro, non istruisce la cittadinanza, sembra fatta di persone che stanno lì per aspettare uno stipendio, e in modo particolare un aumento dello stipendio, e quindi diciamo non ci siamo. E lo voglio ripetere, io non so adesso questi Valentina Magri e Francesco Pastore di dove sono, adesso qui ci sono delle informazioni, Bocconi e Campania, voglio dire, cioè il Sud Italia, nel Sud Italia l'idea di fare l'alternanza scuola-lavoro è impraticabile per la mancanza di lavoro. Le scuole stanno, è il lavoro che non c'è, sono le aziende che non ci sono, sono le imprese che... Chi porti nell'azienda, nella scuola, a dare l'esperienza manageriale? Dove porti i ragazzi a fare? Cioè, a meno che non gli vuoi far fare il meccanico, il tubista, non so, è veramente, mi sembra veramente una situazione paradossale. Ripeto, non credo che manchino gli strumenti pedagogici, non credo che manchino gli strumenti didattici, credo semplicemente che in alcune aree del paese l'alternanza scuola-lavoro non si può fare perché mancano le scuole, mancano manca il lavoro, cioè mancano le imprese. Probabilmente a Milano si potrà fare, a Vicenza pure, però non lo so, probabilmente in provincia di Foggia, se uno abita in provincia di Foggia, forse l'alternanza scuola-lavoro diventa un po' difficile perché mancano le imprese, non ci sono le imprese, quindi come si fa l'alternanza scuola-lavoro se mancano le imprese? Ecco, qui bisogna che si capisca che certe idee, che per quanto possono essere buone in senso assoluto, poi vanno inserite nei vari contesti territoriali, e in tutto il Sud Italia, diciamo un buon 95% del Sud Italia, l'alternanza scuola-lavoro non si può fare perché mancano le imprese, lo ripetiamo di nuovo, e quindi magari a queste persone si fanno fare altre cose, magari legate di più al mondo del digitale. Per quanto riguarda l'università, che l'università formi al lavoro, anche qui non lo sappiamo più, perché oggi noi vediamo che ci sono degli strumenti come ChatGPT, oggi è uscita la nuova intelligenza artificiale di Google, cioè ci sono strumenti che toglieranno lavoro intellettuale, toglieranno lavoro ai laureati. Quindi c'è, alla fine, anche questa idea che se tu vai all'università e studi la materia e diventi ingegnere lavorerai, non lo sappiamo, perché se ChatGPT farà il progetto meglio di te, probabilmente prendono ChatGPT e non l'ingegnere. Quindi noi ci troviamo di fronte a un cambiamento di tecnologie, un cambiamento di scenari che veramente mette in crisi le opportunità anche di pensare, di immaginare uno scenario futuro. Quello di cui possiamo essere certi è che ormai non esistono più le hard skills, non ci sono più le hard skills, perché per quanto può essere dura una laurea, quando poi si va nel mercato del lavoro, i cambiamenti tecnologici che si sono verificati sono tali per cui quella laurea non è più hard, diventa una soft skill. Questo noi possiamo dire. E alla fine le persone che sono in grado di organizzare altre persone, cioè le persone che hanno competenze di tipo sociale, sembrano essere quelle favorite nel mercato del lavoro, anche se hanno delle competenze professionali più scarse. Questo perché? Perché lo ripetiamo, ormai non ci sono più le hard skills, tutte le hard skills sono diventate soft skills con l'applicazione di algoritmi, intelligenza artificiale, machine learning, big data, e la competenza scarsa oggi è saper organizzare le persone. Oggi un lavoratore, un professionista che sa organizzare le persone fa carriera in qualunque settore, perché l'intelligenza artificiale ancora questa abilità non ce l'ha. Quindi l'intelligenza artificiale scriverà dei fantastici progetti, dei bellissimi articoli scientifici, delle fantastiche canzoni e dei bellissimi romanzi, però quando si tratterà di mettere insieme delle persone, magari aventi competenze eterogenee, per convergere su progetti a complessità crescente, e beh, in quel caso l'essere umano sarà ancora importante. E allora forse queste sono competenze che anche le scuole e le università devono iniziare a fornire, capacità anche di carattere sociale, perché oggi la componente sociale, paradossalmente,
quella componente sociale che è stata spesso denigrata, oggi però acquisisce un nuovo significato e veramente può salvare tante professioni, perché la dimensione, lo ripetiamo, hard skill verrà sempre di più delegata all'intelligenza artificiale.